Namaste, io sono Ace Brave e bentornati a un altro episodio di The Binding of Isaac Revelation, capitolo 2. Oggi proviamo un personaggio che in realtà già conosciamo, se vi ricordate da qualche episodio fa, l'abbiamo visto nel capitolo 1, ovvero Sara, e vediamo di usare lei, che a quanto pare ha questo oggetto che è un po' diverso da prima. Parte senza oggetti, no, in realtà ce ne ha già, perché ha appunto l'ala rotta e ha questo penance, che non ho ancora capito come funziona esattamente, ma nel senso che è cambiato. Prendiamo Tiny Planet? Ma sì, facciamo una run con Tiny Planet, che è un bel po' che non utilizziamo, quindi vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di utile con questo bellissimo oggetto. Abbiamo anche la chiave ovviamente per poter entrare nella intanto sono a basement, tra l'altro burning basement, ma è sempre basement. Possiamo entrare nella glacier. Vediamo un po' come ce la caviamo con questo Tiny Planet. E appunto, dicevo, il personaggio è cambiato, perché in realtà il suo oggetto, che era un oggetto che era un oggetto, se non mi ricordo male, attivo, che trasformava i cuori speciali, diciamo, in cuori in statistiche. Adesso invece è leggermente diverso, quindi dobbiamo capire effettivamente come funziona. Qua stiamo anche per morire direttamente e potremmo anche farlo tra pochissimo. Intanto apriamo anche la porta qua, perché così abbiamo la possibilità di entrare da quella parte nel nostro glacier, e vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Avrei bisogno di un paio di monete per sopravvivere in questo momento. Ci sono anche, però sono irraggiungibili in questo momento, a meno che non prenda dei danni. Quindi intanto cerchiamo di sopravvivere il più possibile, in caso possiamo pure ricominciare la run al più presto. Qua vediamo di ucciderli magari da lontano. Tiny Planet è buono, ma non buonissimo, cioè potrebbe essere molto meglio con un po' di sinergie. Speriamo di trovarne qualcuno interessante nei prossimi schemi, soprattutto se sopravviviamo. Ma intanto cerchiamo, io sparo sempre dalla stessa parte. Quanto veloce sei? Ah, perché prendono velocità per quello. Ok, vediamo di fare così direttamente, così possiamo prenderci la nostra chiave, e qua continuiamo a sparare, che questi sono abbastanza facili per fortuna. Ok, e vediamo un po' con le nostre lacrime iniziali cosa riusciamo a combinare. Qua c'è un po' di gente tutta sparsa, ma dovrebbe essere abbastanza facile da sistemare, perché ci sono le moschicine che se ne vanno in giro dove le guido io praticamente, perché seguono la direzione del mio spostamento. C'è ancora qualcuno in giro? C'è ancora questo in giro, ok, che muore così, e queste qua me le prendo tranquillamente, così possiamo andare nel negozio, comprare il cuore nero che ci serve per sopravvivere, perché sennò se ci toccano siamo morti, e almeno abbiamo un po' un'assicurazione per qualcosina. E vediamo di capire anche come funziona Penance proprio in questo momento. Ok, è diventato il cuore nero, è diventato uno spirito. Interessante. Un cuore nero è diventato uno spirito. Pensavo fosse un cattivo. Forse un cattivo. Per adesso non lo sembra. Se no mi avrebbe attaccato. Quindi andiamo direttamente contro il boss e cerchiamo di capire cosa è successo di questo animaletto che se n'è andato via. Questo famiglio. Abbiamo The Haunt. Mi sa che se n'è andato via e basta. Però siamo morti, perché ho iniziato un po' male, quindi proviamo a ricominciare e cerchiamo di capire qualcosina in più. Oddio, cosa sono queste cose? Sono gli Angry Birds. Questo non l'avevo mai visto prima, quindi bellissimo. Voi lasciate l'uovo, che in questo caso è una roba esplosiva. Molto carina, vediamo poi di andare avanti. Qua abbiamo una roccia spirituale, ma non ho la bomba per poterla aprire, quindi vediamo di trovarla e vediamo di andare avanti. Quindi i cuori eterni in realtà ce l'ho e mi è rimasto, però il cuore spirituale invece è cambiato, ed era un cuore nero, quindi forse un cuore spirituale diverso potrebbe fare qualcosa di diverso. Vediamo subito, dovrebbe esserci uno qua dentro forse, vediamo cosa succede. No, ok, solo soldi, vabbè, niente cuori, però un paio di soldi li abbiamo recuperati in questa maniera. Vediamo pure di andare avanti. Cerchiamo di capire come funziona questo personaggio. C'è questo oggetto che è Penance, che funziona in una maniera diversa allora da prima, completamente diversa, perché prima appunto vi dicevo trasformava i cuori, potevo sacrificare i cuori diciamo per farli diventare
delle statistiche, quindi far diventare il personaggio base con pochissima energia, magari più di tutto il resto. E vediamo un po' intanto che cosa riusciamo a combinare. Questi personaggi qua sono bellissimi, devo dire, però, eh. Sono molto quasi fuori posto, direi, in un gioco così, però a me piacciono lo stesso. Andiamo pure di qua e vediamo che cosa riusciamo a trovare. Poi dobbiamo aspettare che vadano su e giù le varie cose. Andiamo contro il boss. Il boss è Steven. Boss abbastanza facile se stiamo tutti quanti intorno e prendiamo il tempo giusto. Au. Alla fine mi ha beccato sto maledetto. E vediamo un po'. Madonna, quanta energia. Niente, non riesco a giocare oggi probabilmente. Sono un po' sfortunatino, ma vediamo un po' se riusciamo a sconfiggere il piccolo Steven qua, che probabilmente sarà anche l'oggetto che prendiamo. Magari mi servirebbe Steven e non Little Steven. Però vediamo un po'. Tutti e due sono abbastanza buoni come oggetti. Abbiamo trovato Little Steven, ovviamente, perché oggi a quanto pare la fortuna non è dalla mia parte, perché trovo sempre quello che non voglio. E andiamo pure a cercarci il nostro oggetto, perché non l'abbiamo ancora trovato. Il nostro oggetto della stanza dorata, che dovrebbe essere qua sotto. Sì, è qua sotto, c'è anche un sacco di roba qua. E c'è anche... Kamikaze? Kamikaze. Ok. Ci vorrebbe Pyromaniac. Ci vorrebbe Pyromaniac in questo momento, ma vediamo che cosa riusciamo a combinare. Qui con questa cosa qui ho accesso a tutto. Sì, perché così posso prendere questo. Ricaricare l'oggetto se ce l'avessi, ma non ce l'ho. E abbiamo un Dagaz che se usiamo ci dà un cuore nero, che però è rimasto lì. Ok, quindi se è un cuore nero generato... Intanto è nero e non è blu, dovrebbe essere blu. Quindi a quanto pare non esistono i cuori blu per lei. Sì, perché di solito si compra un cuore spirituale, non un cuore nero, adesso che ci penso, dalla cosa che abbiamo fatto prima. Adesso che abbiamo le chiavi, la apriamo comunque per andare a Glacier. Quindi apriamo comunque questo. E qua c'è il cuore nero, quindi compriamo questo cuore. Che è in più. Possiamo far saltare questo. In realtà avrei dovuto cercare anche la stanza segreta, però va bene lo stesso. Il boss l'abbiamo sconfitto, sì. Il kamikaze l'abbiamo preso. Quindi dobbiamo semplicemente andare qua a destra ancora con la nostra esplorazione per capire... c'è Pride, ok. Quindi noi stiamo fermi qua, gli spariamo in orizzontale e lui attacca in diagonale. Grazie per avermi trovato anche la stanza segreta. La carta del mondo da usare nel prossimo piano. E qui non c'è niente di che, a meno che non trovi mushroom. No, ovviamente no. Però la carta del mondo la possiamo usare nel prossimo piano e direi che siamo a posto così. Potrei fare un giro adesso che ho abbastanza cuori per potermela permettere di andare di qua. Quel cuore non si è trasformato, quindi si trasformano... C'è una probabilità che si trasformino, una roba del genere. Praticamente nulla di fatto tra avanti e indietro. Abbiamo, credo, guadagnato una bomba alla fine e basta. Potrei comprare quella bomba lì. Usare la bomba per prendere una chiave, ma ne ho già due di chiavi. E potrebbe esserci qua la seconda stanza segreta, ma non vado a rischiare. Anzi, andiamo direttamente nel Glacier. E vediamo un po' che cosa ci aspetta qua sotto, perché è sempre bello fare il giro da questa parte. E vediamo un po' di capire meglio questo oggetto particolare. Qui c'è un po' di roba, ma non mi interessa per adesso. Vediamo pure di andare avanti. Evitiamo di congelarci. Perfetto. E andiamo su di qua. Su di qua c'è questo che è quello che spara quelle cose che esplodono. E facciamo di queste due. C'era questa, che era Path of Radiance, che a parte essere uno dei... il sottotitolo dei giochi della serie di Fire Emblem. E anche insomma, abbiamo capito come funziona, nel senso che trasforma quella stanza in una stanza di queste che... Ok, questo era un cuore spirituale che mi ha attaccato. Cosa cavolo è successo?
Perché mi sta attaccando? Mi stanno inseguendo. Grazie, gentilissimo. Vabbè, abbiamo... Ah, ok. Abbiamo riguadagnato i cuori neri. Quindi se li perdiamo all'interno di una stanza, come è successo, abbiamo perso i cuori all'interno della stanza. Intanto qua apriamo anche questa. E dopo vedremo di farci un saltino. Ma prima vediamo di andare dalla stanza dorata, così vediamo qual è l'oggetto. Quindi a quanto pare possiamo perdere i cuori. E quando perdiamo i cuori diventano in qualche modo... Ah, tra l'altro anche lì strisciamo su. Ok, quindi quando perdiamo i cuori diventano dei cattivi, si ritrasformano, ma se finiamo la stanza dopo diventano, tornano a essere buoni. Si tornano a essere parte nostra. Ok, vabbè, un po' complicata da spiegare la cosa, però fondamentalmente li ho persi ma li ho riguadagnati a fine stanza perché non sono morto all'interno. Quindi la stanza diventa più difficile. Adesso li ho persi entrambi i cuori. Attenzione perché continuerà ad attaccarmi sta cosa a quanto pare. Ok, e qua ci sono queste due che mi inseguono. Ah, ok. Questi due mi inseguono e poi diventano parte integrante. Quindi se sopravvivo mi ritornano i cuori. Interessante come meccanica perché li perdo entrambi. Vabbè, sono morto di nuovo, però almeno abbiamo capito come funziona questa cosa. Quindi più cuori ho, poi li perdo tutti insieme. Però poi mi tornano, quindi è abbastanza interessante. Devo capire anche come funzionerà quando ne ho... Se non avessi cuori rossi cosa succede? Perché se non ho cuori rossi in teoria mi toccano e muoio. Quindi molto interessante come cosa. Iniziamo con un bel combattimento e tre bombe per iniziare. Cerchiamo anche di mantenere a sto punto il cuore eterno, potrebbe essere utile. Qua apriamo questo, che non ci dà cuore spirituale ma ci dà altre bombe. Qua ci vorrebbe Pyromaniac davvero, di nuovo. E sono a basement, quindi i miei due tormentoni sono ritornati. Vediamo un po', tra l'altro devo anche ricominciare. Non posso neanche dire Afterbirth plus 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 perché stiamo giocando a Revelation. Quindi vediamo un po', ci inventeremo qualcosa anche per quello. E come al solito io vi ricordo che in descrizione c'è il link alla playlist, il link al Chiacchier Isaac, che se volete farmi parlare di qualcosa in particolare, se le mie facoltà oratorie cominciano a svilupparsi ogni tanto, perché purtroppo qua sto registrando la mattina e sono abbastanza stanco in questo caso qua nel weekend, però vediamo un po' che cosa riusciamo a fare, soprattutto quante volte volete vedere queste run, perché effettivamente è una cosa che mancava sul canale e si vede in base alle visualizzazioni che avete fatto. Quindi vado in quella direzione lì in questo momento, perché effettivamente a me conviene. E conviene anche a voi perché vi divertite di più piuttosto che vedere altri giochi che magari piacciono solo a me. Ci divertiamo insieme, anche se io cerco sempre di spingere anche giochi che piacciono a me e che magari non piacciono, sono un po' sconosciuti agli altri, perché appunto vi cerco sempre di far scoprire roba nuova. Quindi vediamo pure di andare a finire questa stanza, che dovrebbe essere abbastanza semplice. Avrei bisogno anche dell'altra metà per poter volare quasi quasi. Intanto vediamo di andare avanti contro questi. Ci vorrebbe un oggetto molto buono per iniziare, che sarebbe utile per far diventare la run molto, molto interessante. Comunque abbiamo un sacco di robe da fare, perché se vi ricordate, ok, non me lo faceva aprire se non fuori. Ah, perché questo non blocca il gioco, ok, quindi non posso farlo precisamente. Andiamo qua e troviamo Mirror Bombs, Reflect its Surroundings. Ok. Non so esattamente cosa sia successo, ma probabilmente è... Abbiamo la bomba a specchio. Chissà come funziona. Che ovviamente è un'altra delle tematiche, anzi forse è la tematica principale di questo gioco in generale, di questa mod in generale, cioè lo specchio. Quindi cercheremo di capire come funziona la bomba che imita le cose, quindi tipo se la faccio esplodere vicino a una cacca diventa una cacca, una roba del genere, potrebbe essere.
Vediamo, vedremo, vedremo, vedremo. Intanto vediamo magari di mettere una bomba qui, perché non mi interessa l'hourglass, piuttosto mi interessa questo. E questo è un cuore nero, di nuovo. Quindi il cuore nero ce lo compriamo. Se riuscissi a prendere il restock sarebbe ancora interessante. Intanto vediamo di andare contro il boss. Spegniamo un po' di fuochi, che magari troviamo roba interessante. Spegniamo pure questi fuocherelli. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anzi, anche 2 bastano. E andiamo contro Raging Long Legs. Questo è nuovo. Si è incavolato. Bello. Ok, quindi in questo momento ha generato dei ragni. Ah, ci sono dei ragni maledetti. Ok. Allora qua mi torna il cuore nero, che si è andato via e è tornato. Ci prendiamo dessert. Dessert. E andiamo pure allora nel glacier di nuovo. Purtroppo non posso prendere la stock, ma va bene lo stesso. Andiamo pure nel glacier. C'è anche un mostriciattolo qua da distruggere. E questa pillola non sono riuscito a prenderla. Però andiamo pure nel glacier. Adesso abbiamo anche un cuore rosso in più. Attenzione, vediamo cosa riusciamo a combinare qua sotto. Molto bello come sempre. Molto bella anche la musica di Glacier, che è molto particolare, devo dire, questa colonna sonora. In realtà sono stati sia in Antibirth che in Revelation, hanno tutte e due delle cose molto buone. Ok, quindi quello abbiamo capito un po' come evitarlo, nel senso che lui si butta addosso a me in una direzione precisa, probabilmente mi fa altro danno, però se riusciamo a sopravvivere torna a essere un cuore così. Però abbiamo perso purtroppo la possibilità di fare il patto col diavolo, che deve essere parecchio difficile farlo in questa situazione. Ok, perché è diventato in questa stanza qua, fa come se fosse Little Brimstone. Vabbè, non importa. Ok, però sembra essere consistente, nel senso che a seconda della stanza dove sono probabilmente fa qualcosa di particolare queste mirror bomb. Magari nella stanza boss succede qualcosa. No, nella stanza boss sono diventate delle mosche. Dei ragni, scusate, non delle mosche. Qui sono diventati una roba di Brimstone, di Little Brimstone. Ok. Se noi andiamo di qua, qui c'è la possibilità di prendere questo, che è Path of Gratuity, che in teoria è questo da uccidere. Ok, li ho bloccati per un attimo. Aia. Il problema ce l'ho che sto scivolando troppo. Avrei dovuto prendere l'altro patto, adesso che ci penso, ma va bene lo stesso. Quindi molto particolare come cosa, perché in questa maniera noi possiamo sempre avere una maniera, diciamo, per sopravvivere se riusciamo a finire la stanza. Perché ci portiamo dietro i vari cosini. Qua non possiamo più sparare, se no mi tornano indietro. Eccoli che arrivano. Non devo sparare. Ah, ma prende anche quelli degli avversari, dei compagni qua. Che brutta sta stanza, ragazzi. E quello? Madonna, quanta gente c'era qua dentro. Comunque siamo riusciti a sopravvivere anche questa volta. È bello tosto, moriremo un sacco probabilmente in queste puntate, ma cerchiamo di capire pian piano come funzionano i vari personaggi. Un po' di ruggine anche mia, ma vediamo di fare del nostro meglio. Magari farò anche delle run normali e non con questi personaggi qui, in modo che riusciamo a fare qualcosa di interessante. Questo mi congela, a quanto pare. Dovrei prima uccidere qua, apriamo anche questa. Vorrei gentilmente uccidere prima. Devo continuare a muovermi perché c'è questo, che gli mettiamo una bomba magari. Ok, almeno adesso non abbiamo il problema di dover andare in giro ogni 2 secondi. Però abbiamo preso danno, quindi ci sarà
il nostro amichetto che va avanti e indietro. Ok, siamo sopravvissuti e ci riprendiamo questo. Andiamo su e troviamo che cosa di bello. Troviamo un Mega Bomber Boy. Va bene, Bomber Boy. Tutta roba che c'entra tra l'altro con le bombe. Andiamo ad affrontare allora il nostro Narciso. Tocca combattere anche con tutti e due adesso. Vediamo un po' se ce la facciamo sopravvivere. Attacca anche lui? No, non credo faccia danno a lui. Andiamocene intorno, ti lascio una bomba. Ah, si è messo il... Ha fatto quel simbolo lì forse perché non è... Oh, Glass Cannon l'ha disintegrato, va bene. E abbiamo preso la Mirror Shard, ok. E fin qua ci siamo abbastanza. Sono abbastanza confuso da quello che sta succedendo in questa run, però va bene lo stesso. Cerchiamo di sopravvivere. Ok, abbiamo un damage up perché abbiamo trovato Small Rock. Che almeno qualche danno in più riusciamo a farlo. Qua dentro troviamo una che è una pillola sconosciuta e l'altra che è una pillola di One Makes You Larger. Ok, aiuto. Perché questo è saltato fuori dal nulla? Vabbè, abbiamo un missing page. Sono molto lento a quanto pare. Ah no, perché ho preso uno speed down, giusto, cioè mi sono congelato. Perfetto, continuiamo ad andare in giro. Siamo anche qua. La nostra lentezza unita al fatto che c'è del ghiaccio per terra ci rende molto 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 lenti. Andiamo ad andare verso nord. E vediamo di affrontare il boss. Tra l'altro con un altro lockdown. Dobbiamo trovare magari il negozio. Magari nel negozio troviamo qualcosa di interessante. Tipo l'oggetto da che di solito è in saldo. Che se non sbaglio è un oggetto della mod. Quindi possiamo scoprire insomma un po' di roba nuova. Attenzione a questi. Questo è forse uno dei nemici che odio di più. Ah, risulta finita la stanza anche se non avevo sconfitto tutti, perché quello lì era ancora intrappolato. Potevo anche decidere di uscire così. Finalmente un po' di cuori spirituali. Che sono solo neri a quanto pare. Di qua c'è il negozio con Familiars are consumed. Perché questo è... I famigli sono consumati e rimpiazzati con un damage up. No, in realtà è un'altra cosa, c'è il control. Abbiamo trovato una serie di cose così. E vediamo di prendere anche questa, una batteria. In questo momento non mi serve, ma riusciamo magari a trovare qualcosa di interessante. Cosa ho in bocca? Perché ho la bocca così strana? Ho qualcosa in bocca di strano, vabbè. Comunque abbiamo... Questo preso se n'è andato via. Non riesco a capire perché succede quella roba lì. The High Priestess mi può servire per sconfiggere facilmente il boss. Tra l'altro è successa una roba in sottofondo che spero che non abbiate sentito di Windows. E vediamo pure di andare allora contro il boss a sto punto. È abbastanza fastidioso andarsene in giro e essere così lenti. Abbiamo 0,68 di velocità ormai. Andiamo ad andare contro il boss, che è il duca dei Flakes, che muore immediatamente. Ci prendiamo questo, ci prendiamo Moldy Bread e andiamo a fare il patto con l'angelo questa volta. Che mi dà... Ok, è successa una roba completamente diversa. Quindi a quanto pare nelle sale dell'angelo
che a quanto pare è automatica che succeda questa cosa, ha trasformato i miei cuori in oggetti. E uno è Sworn Protector, che mi dà un po' più di danno. E uno è Trisagion, Smite. Ok, spariamo delle Kamehameha adesso. Quindi abbiamo trasformato... Possiamo anche combatterlo. Bello! Abbiamo un tipo di raggio che passa attraverso. Dobbiamo stare attenti perché ci sono... C'è comunque il nostro nemico da sconfiggere. Quindi spariamo questa cosa che passa attraverso i nemici. Non fa malissimo, devo dire. Però comunque funziona. Aia. Questo era il cuore dorato. Ok, e questo mi dà la chiave come sempre. Questi tornano a me. Ok, quindi c'è questa che è la seconda parte, immagino, della cosa. Se riusciamo a sopravvivere e prendere il patto col diavolo, che è abbastanza difficile comunque da prendere, riusciamo a andare avanti da questa parte. Dobbiamo trovare il negozio. O l'abbiamo già trovato il negozio? Il negozio è qua sotto? Il negozio, se non sbaglio, era qua. Sì, era qua sotto, perché abbiamo comprato quell'oggetto lì che sembra una cosa. Però c'è l'entrata della tomba qua? Non c'è l'entrata della tomba. Perché non c'è l'entrata della tomba? Tanto possiamo prenderci anche questa carta. Quindi avere un patto con l'angelo mi dà la possibilità di prendere gli oggetti dell'angelo. Quindi c'è Sara che c'ha sta cosa particolare. Questo è un oggetto fighissimo, devo dire, che ci fa sparare queste onde energetiche man mano che andiamo avanti. Andiamo a finire l'esplorazione, tra l'altro. Quindi vengono disattivate perché non passano attraverso gli oggetti, come potete vedere. Se noi spariamo lì non lo becchiamo effettivamente, anche se sembra dal punto di vista visivo. Però non è male, anzi è molto buono secondo me come oggetto, perché alla fine riesce a fare un bel po' di danno, perché fondamentalmente passa attraverso i nemici. Quindi un po' come il mascara di Eva, un po' come questi oggetti che passano attraverso i nemici, che non sono niente male. Vediamo pure di andare anche in questa stanza speciale, che è una stanza che ci fa il D4, quindi cambierebbe tutti gli oggetti che abbiamo. E in questo momento non ho voglia di prenderlo. Nel negozio abbiamo già comprato tutto quello che potevamo, visto che adesso abbiamo 25 monete. Ho sprecato due chiavi, ma ne abbiamo già 4, quindi non è un problema. E vediamo un po' se riusciamo a sfruttare al meglio questa cosa. Abbiamo trovato una stanza segreta, l'oggetto che era nella stanza qua sopra era... cos'era? Qui? Ah, ok. Ci sono delle altre monete qua in giro. Va bene. E... l'entrata della... Dove siamo, scusate? Non è segnato che siamo in Glacier. Adesso ho un dubbio. Siamo in Glacier 1 o Glacier 2? Mi sa che siamo in Glacier 1 e a sto punto... Qui c'era altra roba interessante? No, c'era solo la pillola negativa. Quindi andiamo pure verso l'alto. E se non andiamo dentro la tomba, non mi ricordo adesso dove era l'entrata della tomba, sinceramente. Mi ricordo il che forma la porta, ma non mi ricordo come ci si arriva. Tanto qua abbiamo la seconda stanza che ci dà un altro cuore nero. Quindi il nostro obiettivo potrebbe essere quello di... Intanto entriamo qua dentro. Ok, c'è Glacier 2. Perfetto. Come non detto, Glacier 2, eccolo qua che adesso è venuto fuori. Qua c'è questo che possiamo aprire. Possiamo usare questo. Fare un po' di soldi. Dobbiamo stare attenti però, perché... Dobbiamo stare attenti perché se perdiamo i cuori neri... cioè appena ci toccano siamo già in probabile cuore rosso distrutto. Qua che cosa c'è? I'm drowsy. Full health, molto bene. Avrei potuto usarlo adesso in questa maniera. Prendiamo un'altra full health. E entrando qua dentro perdiamo mezzo cuore. Qua possiamo dargli a lui.
Ok. Prendiamo Ceremonial Robes. Questo è un Pretty Fly. E qua possiamo uscire. Vabbè, e fare così. Il problema è che se adesso mi toccano, io perdo un casino di quelli neri, tutti in nessun colpo, e poi praticamente mi attacca il mondo di gente. Però se riusciamo ad arrivare al patto, diventiamo super fortissimi. Questi non posso più romperli, a proposito. Bella domanda. Questo è quello che mi frega la roba, giusto? Che sarebbe da uccidere, che non riusciamo a uccidere. Questo non possiamo più... Dobbiamo toccarlo per aprirlo. Ok, quindi abbiamo anche questa cosa. Di qua c'è una roccia spirituale. Ho cominciato a capirle anche quale glacier dove sono. Mi sono anche disintegrato, ma va bene lo stesso. E abbiamo Mystery Sack, che ci dà Counterfeit Penny. No, ci darebbe troppi soldi Counterfeit Penny. Beh, troppi. Non sono mai troppi in realtà, ma ne abbiamo già abbastanza, ecco, quello sì. Quindi piuttosto non rinunciamo alla possibilità di fare danno se prendiamo danno. Questi tornano tutti. Ecco, non ho capito cosa succede ai nostri cuori. Spacchiamo questo. Non ho capito cosa succede ai nostri cuori adesso che abbiamo 4 cuori. Hanged Man, di qua ci siamo già stati. Ok, questa ha cambiato stanza. Ha cambiato conformazione, ma va bene lo stesso. Qui ci posso entrare io, no? Perché continuo a cambiare... Ok, perché c'è... siamo con la corsa? Corso dell'host, sì. No, corso dell'host non mi mostra la mappa. Però avete visto che è cambiata la mappa più e più volte? Sono molto confuso. Ok, continuiamo a sparare. E apriamo la stanza. Carica massima dei tuoi oggetti quando entri nella stanza boss. Potrebbe servirci. Ha cambiato skin quell'oggetto lì, che è un oggetto dei booster pack, se vi ricordate. Un trinchetto che deriva dai booster pack. Vediamo cos'è nella stanza dell'oggetto. Nella stanza del tesoro, cosa c'è di bello. No. Prendiamo continuum. Sinergizza? Sinergizza! Possiamo spararlo attraverso le cose adesso. Non possiamo spararlo anche di qua? Funziona? Non sembra funzionare però. Dobbiamo ancora capire se effettivamente sta funzionando con continuum o no. Ma qua sono morti tutti contemporaneamente. E andiamo pure contro il boss, che è Frost Rider, anziché Ghost Rider. Un altro cavaliere dell'apocalisse, questa volta innevato, che gioca a hockey con la sua mazza, col suo cavallo. Bisogna stare attenti a questo adesso. Che... Ah, è più molto più veloce, ecco cosa. Adesso che è fatto da 4 è velocissimo. È fatto da 4, da 4 cuori è molto veloce. Devo muovermi continuamente. Ok. Siamo sopravvissuti. Questi ritornano tutti da me. Ci prendiamo l'Il Frost Rider. Ok. E andiamo in questa stanza che è speciale, perché è un po' diversa. Vediamo cosa succede. Lui mi prende i cuori neri e me l'ha trasformato in Prismatic Angelic Prism. Oh mio Dio! Quindi abbiamo una cosa attaccata. Vabbè, sinergia un po' a caso. Cosa sta succedendo? Vabbè. È venuta fuori una roba stranissima. Comunque qua c'è l'entrata della tomba, quindi andiamoci. E mi è rimasto... Ah, quindi un cuore nero mi rimane. Gli altri 3 vengono trasformati in un oggetto. In questo caso mi ha dato un oggetto molto buono. Devo capire come funziona, cioè se facciamo danno o no. Quello è da capire. Siamo nella tomba, andiamo qua. Proviamo. Faccio danno?
Che mi sa che non faccio neanche danno. Sì, faccio danno, ma è un casino. Ah, ok. Cioè, tutte le robe che lascia. Cioè, noi possiamo riempire la stanza di cose e poi starcene fermi in un angolo. Perché se spawnano lì, prendono danno da quello. Va bene, una run un po' assurda. Non riesco neanche a capire dove sono in questo momento, però va bene. Va bene. Quindi se riusciamo, vabbè, non riusciremo mai ad arrivare alla boss rush, però se facessimo boss rush vedrete che casino succede con questa combinazione. Molto bella questa combinazione. Qua abbiamo la forza come path. Intanto non possiamo arrivare lì, quindi prendiamo questo. Cos'è? Gratuità. In teoria dovrebbe esserci di nuovo il nostro amichetto. Eccolo qua. Se n'è andato via? Sa che se n'è andato via. Andiamo a combattere contro Narciso. Ucciso in mezzo secondo. Grazie al fatto appunto che ho concentrato tutti i colpi qua praticamente. Abbiamo il secondo frammento che ci fa diventare, come vi ricordate nel discorso, che possiamo posizionarli dove vogliamo. Ok, molto strana come è diventata questa rana in questo momento. Quindi cerchiamo di sopravvivere e vediamo se riusciamo a portarla fino in fondo. Quindi lasciamo delle tracce che continuano a far male per sempre fondamentalmente. Il problema di questa run in questo momento è cercare di capire dove cacchio sono. Questo è immortale fin quando non uccido gli altri? Sì. Ok. Continuiamo a girare. Questo è quello che mi ruba le cose. One Max Larger e Speed Down. Mamma mia che sfiga. A questo punto usiamo One Max Larger ancora. Che casino. In questa maniera praticamente noi facciamo un... occupiamo tutto lo schermo di roba che fa danno. Continua ad esserci questo tipo. Cosa è successo? Si è chiuso tutto. Ok. Quelli lì vengono uccisi dai miei colpi bianchi che rimangono in giro. Che butta roba esplosiva. Quindi se sono nemici che mi inseguono, a me fa solo che piacere. Vediamo un po', sono sempre stralento. Vediamo un po' se riusciamo a trovare un negozio, la stanza della o la stanza del tesoro. Usiamo questa, che c'è una roba dentro. Ok, siamo ancora vivi. Possiamo usare questa. Per niente, però, per fortuna. Non potete farmi niente, praticamente, in questa maniera. Ah, a parte se mi sparate, ma è un altro discorso. Ok, allora, andiamo qua. Qua c'è un altro oggetto nuovo. Una specie di Pac-Man. Waka Waka, ok, è un Pac-Man. Come funziona? Non lo so. Ci compriamo questo, che è lottery ticket. Vediamo come funziona lottery ticket.
Se io uso lottery ticket qua. Ah, ok, mi spawna una di quelle. Ok, come l'ho detto. Allora, ci prendiamo la mappa. Ci prendiamo starter deck. Duplica le mie bombe, facciamolo. Giriamo ancora una volta. Qua c'è un altro lockdown. Continuiamo ad andare a girare roba. Andiamo ancora. Sharp plug probabilmente c'ha una cosa molto particolare. Portare due oggetti attivi, no. Mamma Mega o rende gratis oggetti a pagamento, oppure questa che è una carta che non ho mai visto. Ah, ok, è la carta del che mi apre le stanze per questo piano. E continuiamo a cambiare. Two of Diamonds mi dà più monete. Questa è nuova. Effetto sconosciuto. Questo cos'è? Ah, ok. No. Vabbè. Non importa. Cerchiamo di capire il Nom Nom come funziona. Ho un sacco di ragni, però, tra l'altro, dietro. Ma tanti, tanti. Che c'entri il Nom Nom? Questo è immortale. Non riesco a ucciderlo. No, forse l'ho ucciso. No, non l'ho ucciso. Voglio cercare di uccidere quello che continua a farmi delle robe brutte. Quando è un oggetto scarico. Ok. Facciamo così, così usiamo questo. E abbiamo più danno. E spariamo un po' più lontano soprattutto. Adesso che ho qualche soldino in più, posso ritornare indietro a comprare un altro oggetto. La nostra lana sta diventando fuori di testa. Usiamo continuamente questo. Così abbiamo più danno e più tutto fondamentalmente. Questo è diventato cattivo? No, si è andato via. Compriamo questo? Music box. Tank del maestro. Il maestro. Ok, qua cambiamo. Two of diamonds. Risistemiamo. Two of clubs. Questo mi dà più di questi. Vediamo un po' il musical box, quello che abbiamo praticamente, che come funziona. Non sono ancora entrato qua dentro, tra l'altro. Le cacche a specchio. Hall Portable Sanctuary. Non so che cosa sia successo, ma va bene lo stesso. Non so che cosa sia, ma veramente c'è di tutto e di più in questa mod. Stanno venendo delle run che mai vi sareste immaginati in altri contesti. Di là abbiamo detto uno di più. Questa è una carta della forza adesso? Sembrerebbe di sì. Vediamo di usare musica box. Adesso voglio vedere, cambia la musica. Siamo contro Sandy. Ho usato l'oggetto. Ah, ok, è lì il carillon. Ah, ok, li fa addormentare nel corso del tempo. Molto bello. Quindi fa rallenta i nemici man mano che è lì. E poi appunto li fa rallentare un poco per volta. Questo l'abbiamo ucciso. Questo l'abbiamo ucciso, perfetto. Ci prendiamo un altro HP. No, un ball of bandage. E vediamo che cosa c'è qua dentro adesso. Quindi mi ha tirato via i tre cuori. Ah, deve averne 4 per potermi spawnare un oggetto. Mi sa. Deve avere 4 per poter spawnare un oggetto. Se io rientro. 1, 2, 3. E ne manca un quarto. Ok, quindi. E adesso non c'è più neanche la stanza. Va bene, abbiamo questa nuova piccola informazione. Quindi dobbiamo avere minimo 4 cuori neri. Andiamo qua dentro. Qui possiamo usare questo? Per avere numerosi soldi. E così, così abbiamo, per quanto mi piaccia questo oggetto, la music box,
Questo è sempre scarico, risulta, e quindi in realtà io così mi tengo il bonus ai danni permanente, che non è male come cosa. Prendiamo questo, possiamo generare soldi in abbondanza adesso con questa situazione. Abbiamo Tour of Spades che mi dà più chiavi, la carta del diavolo che ci teniamo e cominciamo a far casino in giro. Attenzione, cosa devo premere? Ah, devo premere i tasti. Aiuto, aiuto, aiuto. A questo punto andiamo velocissimi. Ok. Però almeno ho il bonus al danno e a tutto quanto adesso, che non è male. Ok, quelli sono finalmente deceduti. Dove sono quelli da uccidere? Ok, uno era qua. Però mi uccido da solo in questa maniera. Va bene, va bene. Niente male. Run molto molto interessante. Una combinazione molto interessante. Quindi vediamo pure di vederci al prossimo episodio. Io sono Alistair Braid. Grazie per la visione. Namaste. Be brave.